Come si sente, professor Gore? Dove siamo? Si calmi. Ci troviamo nell'infermeria sotterranea. Ha respirato troppe esalazioni tossiche. Sì, lo so. Ricordo perfettamente. Non riuscivo più a respirare. Sfortunatamente le copie del campione sono andate perse insieme a tutti i dati. Dobbiamo assolutamente scoprire per quale motivo, prima dell'esplosione, avevamo difficoltà respiratorie. Che cosa c'è, Knoma? Ho fatto un errore. Mi rendo conto di aver sottovalutato un particolare estremamente importante. Un particolare importante? Esatto. Ripensandoci, oltre al professor Fogler, c'era un'altra persona in grado di realizzare quei campioni. Cosa? Ma allora questo vuol dire che il professor Fogler è sicuramente... Sì, sì, infatti. Non c'è dubbio. È morto da tempo. Eri davvero tu allora, signore. Non ci ho pensato prima perché non avevo considerato il tuo potere di teletrasporto. Anche tu sei riuscita a scampare alla tragedia di Vashtal grazie a quello, o mi sbaglio? Su, avanti. Vieni dal tuo papà, piccola mia. Vieni qui e consegnami subito la valigetta contenente il campione. Su, coraggio, obbedisci! Maledetta! Non riesco a muovermi! Coraggio, figlia mia. Tu non puoi essere mio padre. Lui non possedeva né il teletrasporto né poteri come quello che hai appena usato tu. Cosa? Ma che cosa stai dicendo? Siamo rimasti solo noi due e sei! A questo punto non abbiamo altra scelta! Presto, sei, presto! Dannazione! Maledetto! Enshaku! Il ponte di comando si trova lì, davanti a noi! Ma non illuderti, non lo raggiungerai mai! Sei meglio! Fai il tuo dovere e non pensare a me!